Adesso facciamo un dialogo, facciamo un esempio delle due vie che possiamo scegliere quando ci svegliamo ogni mattina. È un esempio della lotta interiore che ognuno di noi ha dentro di sé, tra la sua carne e il suo spirito. Allora, facciamo io e te. Sì, facciamo noi due, Andiamo. sì. Giuseppe, è una mattina bellissima per svegliarsi un po' prima, studiare la parola e pregare insieme prima di cominciare la giornata. Giuseppe, sei sveglio? Ci sei? Giuseppe, sei sveglio? Come? Giuseppe, Chi è? svegliati! Angela, che cosa vuoi? Che succede? È arrivato l'anticristo? Tribolazione? No, Giuseppe, ma dobbiamo cominciare la giornata. Abbiamo tante cose da fare per Gesù. Ma io sto già lavorando duro qua, lavoro sodo. Guarda, non mi sono ancora neanche rigirato dall'altra parte per continuare a dormire. Guarda, facciamo così, pregheremo dopo perché, guarda, la Bibbia dice che Dio ci ama e allora certo che vuole che dormiamo quanto ci pare e ci piace. Ciao, e ci vediamo No. dopo. No, senti, fra poco Deborah ci chiama per la colazione. Facciamo subito una preghiera per i nostri fratelli ammalati, va bene? Certo, logico, ma senti, prima mangiamo, okay? Che tanti fratelli mica muoiono, no? Che diamine. E poi che prendono un'aspirina, insomma, pregheremo quando ne Ma avremo come? voglia. Magari domenica mattina in qualche chiesa, va bene. Oh, no. Ma senti, dopo la colazione, va bene se andiamo ad evangelizzare? Andiamo dove? Ad evangelizzare nelle strade. Ah, evangelizzare. Guarda, non so, guarda, non ho neanche controllato la situazione meteorologica stamattina. Per favore, controlla se fa freddo, caldo, nel caso rimango a letto a studiare magari la legge del Levitico o un po' di Bibbia, certo. Ma sei sicuro? E cosa succederà con le pecorelle perdute? Le pecorelle? Le pecorelle perdute che devono essere evangelizzate. Cioè, è vero, sì, è certo, è vero. Vado, faremo una pregherina anche per loro, perché Dio mandi qualcun altro a dargli la sua salvezza. E poi, guarda, oggi devo andare a fare un viaggetto, a cercare un centro commerciale che sto cercando uno shampoo speciale. Ma che shampoo speciale? Ma tu neanche hai molti capelli. Come? Ce l'ho, di dietro, guarda. Ma comunque, che importa? Tanto, guarda, dopo quattro pregherine religiose ho sempre tempo che mi avanza e mi annoio anche a leggere la Bibbia e così guardo la TV e poi passerò un po' di tempo a vedere le ultime notizie su Facebook. Lo so che sono tutte baggianate, ma che fare? Ormai sono assuefatto. E poi i vicini, che diranno i vicini se ci vedono andare a evangelizzare così presto la mattina? Penseranno che siamo una setta di cristiani fanatici come quelli di Radio Blast, ci mancherebbe altro. E se poi ci vedono gli islamici e ci dicono che non è educato, secondo il Corano, di evangelizzare, che facciamo? Ma che facciamo? Diamo loro tanto amore e se non ascoltano andiamo da un'altra parte. Ma scusa Giuseppe, ma così si serve il Signore? È così che tu ami Gesù? Senti, io dico che devi fare una preghiera subito, chiedere perdono a Gesù e alzarti e andiamo oggi a fare qualcosa per Dio, per le pecorelle, altrimenti neanche possiamo chiamarci cristiani. E sai cosa dice in Luca 14:33? Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Aspetta, quello lì mi ferisce profondo. Allora, vuoi essere un discepolo o no? Sì, vorrei. Allora, dice in Matteo 6:33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. E Oh, stai girando il coltello nella piaga. sull'evangelizzazione cosa dice la Bibbia? Marco 16:15, e disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. È vero, dice proprio così. E non solo, ma anche Atti 5:42. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Dobbiamo andare a evangelizzare. Cosa facciamo qui? Ma è vero quello che dici, sai? È vero.
È vero, devo andare a dire alla gente che Gesù è Cristo, non posso farlo mentre guardo Facebook, la televisione e queste cose. Oh, sono così confuso, vediamo, oh, Signore, cosa devo fare, Signore. Va bene, mi hai convinto, guarda, sono pronto a pregare. Posso pregare? Gloria a Dio, ma certo, preghiamo insieme? Preghiamo insieme, se Signore mi pento, grazie, Signore Gesù. Ho sbagliato, Signore sto sbagliando tutto, Signore sto andando alla via del mondo, se predico ma non faccio, Signore, sono stanco di me, stanco della mia mente, stanco della mia mente carnale, Signore cambiami, Signore fammi diventare tuo servo, Signore Gesù tu solo conti, mi pento completamente, Signore. E ora Gesù, aiutami ad essere un vero discepolo, come dice nella parola che abbiamo letto. Grazie Signore. Ah, guarda, mi sento così bene, mi sento meglio. Gloria a Dio. Alleluia, guarda, è entrato come una pace. Gloria al Signore, mi sento un altro. Hai visto? Mi sento nuovo, gloria a Dio. Quello cosa diceva? Andiamo. Andare dove? Andiamo a evangelizzare allora. Andiamo nel nome di Gesù, forza, che i diavoli scappano. Gloria, grazie, sento la potenza Gesù, di grazie, Dio. Gesù. Dopo che mi sono pentito con tutto il cuore, ho sentito questo sentore, spirito, mi è entrato, andiamo con Gesù. Sai una cosa? Andiamo a visitare quelli di Radio Blast. Voglio essere fanatico come loro, perseguitato come loro, malvisto come loro, però per Gesù. E chissà che mi fanno predicare un po' già che ci vado, no? Cosa dici tu? Andiamo, dai. Andiamo? Sì. Andiamo. Nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Grazie Giuseppe, credo abbiamo rappresentato bene la lotta che sempre c'è dentro di noi tra la nostra carne che ci scoraggia a fare cose per Dio e il nostro spirito, lo spirito di Dio infatti che ci sussurra no, vai, obbedisci, segui Gesù, aiuta altri. E poi solo quando ubbidiamo e aiutiamo gli altri, allora solo ci sentiamo bene. Anche se facciamo tutte le cose che la carne ci dice, Facebook, dormire, mangiare, non ci sentiamo bene, non siamo contenti, siamo sempre vuoti, ma quando ubbidiamo, anche se ci vuole a volte fare sacrifici, allora sì ci sentiamo bene, perché il cuore ha bisogno di Gesù. Amen, amen, grazie Signore. Bene, Radio Blast mi ha ricevuto, mi ha detto che posso predicare. Certo che puoi, infatti se puoi predicare su questo messaggio oggi, la nostra carne e la lotta interiore che sempre abbiamo tra la mente e lo spirito. Sì, guarda, dopo tanti anni di predicare il Vangelo e seguire Gesù, guarda, il diavolo mi attacca tutti i giorni lo stesso. E va bene, non è che il soldato veterano che sa combattere, conosce tutte le arti di guerra, non è che il nemico gli spara di meno, solo che lui sa come tenere lo scudo mm-hmm. alto, nel nostro caso scudo della fede, sa come difendersi, sa come lottare e vincere. Va bene, ma non è che il combattimento è meglio, più suave, non è che abbiamo un diavolo più educato, no. Semplicemente abbiamo imparato a crescere i muscoli dello spirito e davanti alle difficoltà, una malattia, una depressione, una persecuzione, li affrontiamo, attraversiamo la tempesta e ne usciamo. Va bene? Amen. A volte ci vogliono giorni per uscirne. Grazie Amen. Signora. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Il messaggio che Gesù mi ha dato per oggi si chiama appunto le due vie, cioè vivere nel mondo della carnalità o nella dimensione della Chiesa sposa. E questa è una decisione che dobbiamo prendere tutti i giorni. Sì, è un po' come dire, io ogni mattina mi sveglio e posso essere marito fedele a mia moglie o adultero. Ed ogni giorno è una battaglia, perché ogni giorno va di strada e il diavolo è lì con le sue prostitute, con le sue non prostitute, cioè donne facili, no? E devo controllarmi. Mia moglie ha le stesse tentazioni, Gesù era tentato allo stesso modo, senza peccato, ci siamo? Quindi ogni mattina il diavolo ci attacca e lui sa l'anello debole della catena, attacca lì. Se è pornografia, se è egoismo, se è superbia, se è quello che è, il diavolo conosce l'anello debole e attacca da lì. Il nemico dove attacca? Nel punto forte o nel punto debole? Sempre nei punti deboli, è logico.
Io voglio cominciare dalla nostra, le nostre labbra, la nostra bocca, questo messaggio, perché la nostra bocca appartiene alla dimensione del nostro corpo carnale, mm-hmm. ed è appunto perché la bocca è carnale, va bene, quindi la bocca può pregare, virgolette, a Dio anche indipendentemente o anche contrariamente allo Spirito Santo in noi. E questo quando la nostra anima non è vigilante, si lascia guidare dalla mente carnale e non dallo Spirito Santo in noi. Ci siamo fino a qui? Sì, sì, sì. Quindi dobbiamo imparare ad aprirci al vero Spirito di Dio, che di solito va in direzione opposta della nostra mente carnale. Leggiamo i Romani 8. Romani 8, 5 e 6 e Romani 8, 26. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. 26. Lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Amen. Tutto quello che dovete fare è solo di trasmettere dalla vostra anima, trasmettere tutto il vostro amore e adorazione a Dio. Questo che dobbiamo fare. E poi solo quando siamo in contatto lì davanti a Dio, ascoltare Gesù. E vedrete, vi rivelerà delle cose, anche le più semplici, che saranno le chiavi, che vi indicheranno come superare tutti gli ostacoli e le montagne che il nemico vi mette sempre davanti. Amen. Gesù ci ha liberati, e allora cosa facciamo? Viviamo e cantiamo, siamo liberi, lodiamo, alziamo le braccia, saltiamo, balliamo per Gesù, e alleluiamo, dico io, a tutta forza. Avanti, fratelli, in Cristo, perché Lui ci ha reso liberi, andiamo avanti. E non ritorniamo sotto il giogo del religionismo. Sì. Vabbè, non facciamo le cose in modo ripetitivo, rituali, noiose, perché prende il posto di Gesù quello, no? Prende il posto della libertà dello Spirito Santo. Il ritualismo, le liturgie soppiantano la libertà dello Spirito. Ok, adesso prenderemo un minuto per studiare un po' sulla preghiera, va bene, che si può pregare anche senza dire niente, quindi carta e penna. Va bene? Ti ho dato le scritture, ce le hai? Sì. Qual è la prima? Salmo? Salmo 37, verso 7. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Quindi c'è anche la preghiera del silenzio. Va bene, la preghiera di stare in silenzio davanti al Signore. E nella Bibbia, Apocalisse 8, 1. Apocalisse 8, 1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Va bene, c'è silenzio in cielo, non è che bisogna sempre gridare in lingue, no, no, ci vuole anche il silenzio, perché Dio vuole parlarci, e tu non puoi parlare a uno che ti parla a te, neanche, anche la tua lode verso Dio è sbagliata se Dio ti deve parlare. C'è un momento di lodare, un momento di stare zitto e ascoltare. Amen. Ecclesiaste. Ecclesiaste 5, 1 a 3. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio. Perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni, e con le molte parole i ragionamenti insensati. Amen. Wow, questo è forte. Va bene. Veramente forte scrittura. Quindi, non essere precipitoso nel parlare, stai in silenzio davanti a Dio. E credo, almeno per me, questa è una cosa delle più difficili. Stare in silenzio e non pensare, non parlare, solo ascoltare, non muoverti, non fare niente. È difficile, che siamo abituati a correre tutto il giorno. Sì, è Dio che cerca di correrci dietro per parlarci. Cioè, al militare mi insegnavano davanti, quando io al capitano, al colonnello, ti metti solo attenti e stai zitto. E dice, oh, buongiorno, signor colonnello, come va? Prendiamo un caffè insieme, come va sua moglie, come sta? No, stai zitto. Chiede permesso per parlare. Quanto più davanti a Dio. Isaia 30 e Abacuc 2.
Isaia 30:15. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Dove è la forza? Nella calma, nella fiducia. Va bene? Abacuc 2. Abacuc 2:1. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Va bene, quindi in silenzio, in quiete, perché cos'è la quiete? Cos'è stare in quiete silenziosamente davanti al Signore? Questa è fede. E come fai? La mente non smette mai di pensare a qualcosa. E come fai davanti al Signore quando stai in preghiera a non pensare? La mente non smette mai di pensare, però abbiamo un'altra mente, ed è la mente dello spirito. Quando sei nato di nuovo, va bene, c'è la mente dell'anima, va bene? Quindi abbiamo dei fratelli che sono abbastanza pragmatici e chiederanno questo: come giungiamo in modo tangibile, concreto, a questo stato, cioè di stare in silenzio davanti a Dio? E dipende su cosa ci focalizziamo. La nostra mente dello spirito si focalizza sull'altra mente. Cioè abbiamo diverse menti, abbiamo la mente di Cristo, che non è la mente carnale, abbiamo la mente dell'anima, che non è la mente di Cristo. Vediamo, come minimo abbiamo tre. Quando la mente carnale, il cervello, muore, la mente dell'anima va nel mondo dello spirito. E poi c'è la mente di Cristo, che è Spirito Santo in noi. Abbiamo almeno tre: la mente di Cristo e lo Spirito Santo in noi. Amen. Sì, esatto. Quindi la nostra mente dell'anima è quella che decide se seguire la mente carnale o seguire la mente di Cristo. Appunto, le due vie, stiamo parlando delle due vie. Quindi i fratelli che sono pratici chiedono: va bene, ma come faccio? Adesso spiegati in parole semplici, non con teologia, che neanche i teologi ci capiscono, tutto fumo negli occhi. Allora cercheremo di spiegare questo in parole semplici. Io voglio che i bambini capiscano, che se un predicatore predica e i bambini non capiscono, è un fallimento. Quando c'è da predicare a grandi masse, sempre predicare ai bambini. I bambini capiscono, capiranno anche i grandi. Mai predicare gli intellettuali. Infatti a me mi piace usare paroloni, che ci devono dare un'università per capire un discorso. Abbiamo poi anche dei fratelli un po' introversi, e abbiamo fratelli che ancora non hanno cominciato a pregare in lingue, e certo devono imparare, ma nemmeno devono scoraggiarsi o sentirsi inferiori perché non parlano in lingue. Su questo ho ricevuto una piccola profezia di Gesù per questi fratelli, questi amati fratelli. Allora, dice Gesù: amati figli che siete introversi, ascoltate, sappiate che tra i vari modi di pregare ce n'è uno molto importante ed è a su misura per voi e per tutte le situazioni. È la mia lingua del silenzio, la preghiera della pace. Il vostro cuore diventa una fonte di amore che fluisce verso di me. E la nostra relazione non è più a senso unico il mio amore verso di voi, ma è il vostro amore che viene verso di me e si intreccia con il mio amore per voi, ed ecco diventiamo uno nello spirito. Figli, questa è la preghiera della fede, la preghiera della serenità. Non ha bisogno di voce, non di gridare in lingue, è la preghiera della calma nel cuore. Il vostro spirito si protende verso il mio, che solo allora prende controllo e diventiamo uno, quando vi date a me. È la preghiera che mi onora con il riposo dei vostri sensi umani, e siete allora in felice e perfetta armonia con me. Grazie Gesù. Grazie Signore. Amen, gloria a Dio. La preghiera del silenzio. Grazie Gesù. Grazie Signore, grandissimo. Bellissimo modo di pregare questo, per quei fratelli che ancora appunto, diciamo, non pregassero in lingue o che stanno imparando. Questa è la preghiera segreta, che neanche ha bisogno di trasmettere parole alla nostra bocca o al nostro cervello carnale. La preghiera proviene dallo Spirito Santo, dalla nostra anima, e viene trasmessa alla bocca e al cervello carnale. Questo non è necessario. La preghiera silenziosa ti mette davanti a Dio, lo adori e lo contempli. Cioè, quando mandi una preghiera al nostro cervello carnale, cosa succede? Il cervello carnale si erge
come arbitro usurpatore, si erge come giudice analista e rigetta tutto quello che non è carnalmente logico per la mente carnale. Ma in questo silenzio invece possiamo offrire a Dio tutto: il cuore, lo spirito, la nostra anima, il corpo, i pensieri, i nostri desideri, le aspirazioni. Offriamo il nostro Isacco, i figli, la moglie, il marito, le famiglie, tutto, offriamo tutto al Signore. Amen. Ci presentiamo nudi davanti a Lui, abbiamo niente. Giobbe: nudo sono uscito dal ventre di mia madre, nudo tornerò nel ventre della terra, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Giobbe capitolo 2. Sappiamo che anche se a quel punto, se tutto andasse per il peggio, ma se abbiamo dato il nostro cuore a Gesù, ci aspetta un'eternità con il Dio che amiamo, il Dio che ci ama, che ha dato se stesso per noi. E ora non daremo noi tutto noi stessi a Lui? Alziamo i nostri occhi al cielo, guardiamo cosa c'è nel cielo, vediamo le stelle. E cosa conta questo granello di sabbia chiamato pianeta Terra? Cosa conta paragonato al cielo? Niente. Conta solo Dio, il suo regno e Gesù. Alleluia, gloria al Signore. Facciamo questo. Sì. Stiamo parlando di come stabilire una vera relazione con Cristo, con il Signore, che è lo scopo di tutto. Stabilire una vicinanza, una comunione con Dio. Quindi sentiamoci liberi di parlare in lingue o in qualsiasi altra lingua che ci è più facile. Se solo parliamo e preghiamo in amore, quella sarà la più grande lingua del cielo. È la più grande lingua che c'è, la lingua dell'amore. In qualunque linguaggio umano parli, però se parli in amore, quella è la lingua di Dio, è la lingua che Dio vuole, quella che sta cercando di insegnarci a parlare. E attenzione a non lasciarsi intimorire da chi ci fa sentire inferiore appunto usando le lingue, va bene? Che sia, se ci sono lingue, sia latino, italiano, francese, ebraico, eccetera. No, no. E tu vuoi parlare ebraico e latino, però se non hai amore, come canta Nick, se non hai amore non conta niente, va bene? Quindi più praticheremo a pregare così, presentarsi davanti a Dio, puoi pregare in lingua, pregare in italiano, ma ci deve essere quel momento di silenzio che li metti davanti e ascolti, perché io sono Dio, dice il Signore, io voglio parlarti. Va bene, qui non c'è da litigare chi parla prima. Io vado a pregare, lodo Dio, grido per mezz'ora, poi me ne vado e non ho concluso niente. La lode è un pochino, 5 minuti, voi devi ascoltare. Se preghiamo così avremo più comunione continua con Dio, che è il punto di arrivo. Mettiamo dunque a neutro, come si suol dire, la marcia della nostra mente carnale e ingraniamo a tutta forza la marcia dell'anima e dello Spirito Santo in essa. Dio ha rimesso questa scelta solo a noi e non a Lui e aspetta la nostra decisione. Non rende Dio facili le cose possibili? Non ha mandato Gesù per aiutarci, per semplificare tutto? Tutto ciò che il religionismo umano ha complicato? Il religionismo umano complica le cose semplici di Dio, perché? Perché il religionismo vuole rendersi indispensabile, prendere il posto di Dio, capito? Sì, infatti noi abbiamo il bisogno di essere attivi, di sempre fare qualcosa, anche per Gesù. Se siamo cristiani lo facciamo per Gesù. E allora la religione ha sostituito questo silenzio, questa inattività, questa pace, stare davanti a Dio nella sua presenza, l'ha sostituito con alcune regole e attività che non ti aiutano, non aiutano a niente, ti solo sono un ostacolo nel sentire la presenza di Dio, ma ti fanno sentire soddisfatto che tu hai seguito le regole, quindi sei a posto davanti a Dio. Amen. Ma in realtà quello che veramente funziona per sentire la presenza di Dio è fermare tutto. Amen. Fermare le nostre proprie attività che inventiamo noi spesso. Non è che Dio richiede da noi tutto quello che facciamo. Spesso dobbiamo solo fermarci, stare in umiltà, in silenzio, solo adorandolo, amandolo, pensare a niente, solo a quanto bello e grandioso Dio è e quanto lo amiamo, niente altro. Silenzio e amore. Una piccola cosa che ho imparato durante la mia esperienza con il Signore, che come hai detto tu prima, tante volte quando preghiamo la nostra mente va dall'altra parte, no?
Allora il Signore mi aiuta di pensare alle scritture. Pensare alle scritture, e quando pensi alle scritture stai soggiogando la tua mente, e così la tua mente è soggiogata e non va da tutte le parti a pensare nella spesa, cosa cucino oggi, tutte queste cose. Se mentre che tu preghi con il tuo spirito, con la tua anima, nella tua mente pensi alle scritture, pensi a un salmo, pensi a quello che hai letto ieri, così puoi soggiogare la tua mente. E questo funziona sempre per me, pensare nella mia mente alla parola di Dio. Sì, amen. Un'altra cosa bellissima è che a volte leggiamo la Bibbia, ma già l'abbiamo letto prima, lo stesso capitolo, già conosciamo anche cosa dice il prossimo versetto, e allora a volte ci annoiamo. Una cosa bellissima che ho imparato da qualcuno, ho letto un libro, ti insegna: quando leggi la Bibbia, prega le scritture. Quindi leggi la stessa scrittura trasformandola in una preghiera interiore da te a Dio. E ho provato a fare questo con Salmi, è così bello. Pregare i salmi, falli tuoi con le tue parole, ma ripetili come una preghiera, è veramente forte. Grazie Signore, amen. Alleluia. Sai, qualcuno ha chiesto, ma dov'è il luogo di Dio in noi? Dov'è che Dio sta in noi? Nella testa, nel cuore, nel polmone, nello stomaco? Cioè, la presenza di Dio, che nel Vecchio Testamento si trovava nell'arca del patto, ora si trova nella nuova arca del nuovo patto, nel sangue di Gesù, e siamo ora noi, cioè la nostra anima. Quello è il luogo che adesso è il solo luogo adesso veramente santissimo. Non è nella Chiesa Cattolica, non è nella Chiesa Protestante, è nel nostro cuore. Certo, ogni chiesa si tira l'acqua al suo mulino, ma sbagliano. Non è neanche nell'Eucaristia delle chiese che si vogliono sostituire a Dio, ma bensì nell'Eucaristia vivente del corpo di Cristo, che da quando siamo nati di nuovo si trova nel nostro cuore, nella nostra anima. Scritture, vai alle scritture. E questo è un punto importante, che bisogna dare alle scritture. Galati 4, 6. E perché siete figli? Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba Padre. Quindi dov'è che l'ha mandato? Nei nostri cuori. Quindi non è nell'Eucaristia cattolico protestante, è nei nostri cuori. Quindi prendete questo, mangiate il mio corpo, d'accordo, ma non è quello il luogo santissimo. Il luogo santissimo è nel nostro cuore, capisci? Un'Eucaristia vivente che cammina, che parla, siamo noi. Prima era Gesù, adesso siamo noi. Gesù non vive in un botteghino, in una chiesa. Vive nel nostro cuore. Amen. Ci siamo? Romani. Romani 5, 5. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi insiste nei nostri cuori, non dice in una chiesa edificio. E perché loro dicono queste cose? Vogliono prendere il posto di Dio. Che lo fanno in buona fede, in cattiva fede, che lo fanno perché se lo sono inventati o perché gli hanno insegnato, è sbagliato. Tutta la Bibbia non parla che Dio, lo Spirito, si trova in una chiesa edificio. E di aspettare vuota che arrivano la gente la domenica. No, non dice questo, sono invenzioni. Perché? Per rendere la religione indispensabile. Romani 8. Romani 8, 16 e 17. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Alleluia, alleluia. Ebrei 10:14. Ebrei 10:14. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Alleluia, un'offerta unica. Cioè, cosa vuol dire un'offerta unica ci rende perfetti? Siamo stati resi perfetti la prima volta che siamo nati di nuovo. Non è necessariamente quando ricevi l'Eucaristia cattolica o protestante, perché c'è gente che si salva, nasce di nuovo senza prendere la comunione. Ti puoi salvare nell'atto della comunione, perché no? Quello rappresenta il corpo di Cristo, ma non è necessario, capisci? E uno è stato crocifisso a fianco di Gesù senza Eucaristia, e Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. È vero, amen. Quindi sono baggianate dai religiosi che vogliono prendere il posto di Dio, il posto di Gesù. Quindi ora il nostro posto, nel nostro corpo abbiamo un posto di comando,
quartier generale nel nostro corpo. E qual è? È l'anima. L'anima è il nostro punto dove ci sono le leve di comando che guidiamo questo trattore, questo aereo, come vuoi chiamarlo, questo corpo umano, è l'anima dove si comanda tutto. Non è lo Spirito Santo, non è Dio che ci comanda e ci guida? Dovrebbe essere, però. Dovrebbe, ma è così? No. Non è, magari, dov'è un documento che lo firmo? Gesù, ti supplico, firmo, guidami sempre. Sì, non c'è un documento decisione. Così, no. Devi scegliere. Cristo, il diavolo, verità e bugia, sì, peccato o santità, pornografia, adulterio o fedeltà e purezza, sempre scegliere. Perché? Domanda perché difficile per Angela. Abbiamo il libero arbitrio. Perché? Perché solo così possiamo amare Dio dal cuore, sinceramente, non come dei robot. E perché che siamo lo permette? Forzati. Ci sta avvicinando. Per insegnarci? Per insegnarci. Sì. Stavo dicendo, chiedendo al Signore questo, qualche giorno fa, che appunto ero tutto distrutto. Ho detto: Signore, come mai? E Gesù mi ha detto: per insegnarti. Amen. Per prepararti a regnare con me per l'eternità. Amen. E allora ho detto: grazie Gesù, manda doppio cancro. No. Ti manda quello che vuoi. C'è la parola per insegnarci, Giuseppe. Secondo Timoteo 3,16, leggilo. Esattamente, la leggo? Sì. Secondo Timoteo 3,16. Quindi che Dio ci insegna senza malattie. Amen. Non è vero che Dio ha bisogno delle malattie. Il diavolo le manda e Dio userà anche quello, ma Dio non le manda e non ha bisogno di quelle. Secondo Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Va bene, quindi non crediamo quello che Dio ti manda un cancro e poi che ti ama così tanto vuole insegnarti. No, l'ha mandato il diavolo. E perché Dio lo usa per insegnarmi? Perché Dio usa anche il diavolo. Oh. Amen. Ah, sai quell'atio, si racconta la storia di quell'atio che è passato davanti alla finestra di una credente che tutti i giorni pregava e si metteva fuori ad ascoltare le preghiere e la prendeva in giro al bar mentre beveva whisky. Poi un giorno non ce l'ha fatta più, era lì questa donna di Dio, pregava: grazie Signore che sono guarita dalla malattia, grazie. E poi questa donna pregava, ha detto: Gesù, Signore, mandami del pane, che non c'è del pane. Oggi al latte gli butta dentro una forma di pane dalla finestra. E questo vede il pane che vuole: Signore, che miracolo, ho pregato e vede il pane ed ecco che il pane vola dentro. L'ateo dice, si è messo alla finestra, fa: tu sciocca cristiana, il pane non te l'ha mandato Dio. Sì, me l'ha mandato Dio, ho pregato. No, te l'ho mandato io ti ho mandato il pane. E allora la donna ha continuato a pregare: Signore, ti ringrazio che hai risposto alla mia preghiera, mi hai dato il pane anche se mi ha dato il diavolo a portarlo. Bellissima la storia. Anche se hai fatto il diavolo a pagarlo. L'anima è ora il nostro centro di comando, è lì che comandiamo noi. Non comanda Dio, è la nostra anima che comanda il nostro corpo. Vabbè, io userei la parolona, che qui c'è una parolona, posso dare una parola? È il nostro centro di comando interdimensionale, è abbastanza grande, devo ingrandirla. Capite cosa vuol dire? Sì. Dimensione dello spirito e della carne. Cioè. Sì. Perché interdimensionale, devo pronunciarlo bene? Perché l'anima decide in continuazione se operare nella dimensione di questo mondo carnale che passa, ingranando la marcia della mente carnale, cioè così prendendo noi stessi la guida, diciamo, a manuale, oppure possiamo passare all'altra dimensione, quindi lo Spirito Santo è nato di nuovo in noi, ci possiamo arrendere, sottometterci al controllo dello Spirito Santo in noi, lasciare che Lui ci guidi, come solo Lui sa che è meglio, in modo che il diavolo non ci può mai vincere. Va bene, quindi è la nostra scelta. Dimensione diavolo, dimensione Dio, dimensione carne, dimensione spirito, dimensione peccato, dimensione purezza, dimensione volontà di Dio, dimensione volontà del diavolo. Dimensione facciamo contento il mondo o facciamo contento Cristo? Sono due dimensioni diverse, spirituale e terreno. Facciamo contento la gente attorno a noi, magari fuori dallo spirito, o contenti il Signore? Faccio contento il Signore, quelli intorno a noi si offenderanno. Faccio contento la gente intorno a me, il Signore non è contento, e allora devo scegliere.
va bene? Quindi se ci mettiamo la dimensione del Signore, va bene, allora neanche persecuzioni come torture, anticristo, tribolazione, il marchio della bestia, eccetera, ci potranno smuovere, perché Cristo in noi ha già vinto queste cose sul Calvario, ma solamente se seguiamo la sua guida. Egli ci guiderà nel perfetto luogo dove il maligno non ci può fare più del male. E questo anche se dovessimo essere un giorno forse martirizzati, come appunto credo avverrà taluni di noi, perché anche scritto, ce l'hai Matteo 23 lì? Sì, Matteo 23, 34. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Va bene, quindi prepariamoci, fratelli, perché noi, se vogliamo camminare nella strada della sposa di Cristo, qualcuno sarà martirizzato, qualcuno sarà trucidato, torturato, ucciso, avverrà. Però non è il momento di preoccuparsi, non sono qua stamattina a preoccuparvi. Sono qui per dirvi che quando arriverà il momento, com'è che ha detto, come ha risposto Abramo al figlio Isacco, gli chiedeva avviandosi al monte dove Abramo avrebbe offerto Isacco, e Isacco diceva, papà, padre Abramo, ma la legna c'è, il fuoco c'è, e sai, io non vedo il sacrificio. Dice, figlio mio, al monte dell'Eterno sarà provveduto. E quando alzò il coltello per sgozzarlo, legato Isacco sull'altare, l'angelo lo ferma ed ecco, impigliato tra i cespugli, c'era un ariete, un montone, il maschio della pecora. Va bene, il capro espiatorio che rappresentava Gesù Cristo, che prende il posto di Isacco. Come Gesù adesso ha preso il nostro posto, che noi destinati all'inferno, Gesù ha preso il nostro posto sulla croce. Ed eccoci qui, destinatari per il paradiso. Siete contenti, sorelle? Yes. Tutti quelli sì, che voi ci Gesù. Seguite in tante nazioni, siete contenti? Sì, grazie. Gloria, Gesù. gloria. Ma la scelta di chi è? Chi sceglie una delle due vie? La sceglie Dio? No. Il diavolo ci obbliga? No, la scelgo io. La scelta è sempre nostra. Sì. Come disse un certo Giosuè a Israele, Giosuè 24? 15. Giosuè 24, 15. Cosa disse? Scegliete oggi chi volete servire. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Va bene, se tu c'hai una casa, una famiglia che vuol seguire il mondo, gli dice, io vi voglio bene, molto bene, super bene, ma c'è un altro che amo di più. Amen. Moglie mia, io ti amo, ma sono sposato con un altro. Marito mio, ti amo, ma c'ho un marito. Sono andato in una chiesa a predicare con la moglie del pastore, con gli occhi che mi guardava scioccata, e sono venuto a parlare di poligamia oggi. Chi vuole essere poligamo qua? Nessuna mano alzata. Chi vuole sposarsi? Anche quelli sposati possono alzare la mano, sposate di nuovo. Tutti a legarsi le mani, no. E c'è la moglie del pastore, mi guardava stortissima, così è impazzita questa qua, a chi abbiamo dato il microfono. Insomma, allora c'è una lunga storia, ho detto, sono venuto a presentarvi uno sposo che vuole sposarvi, si chiama Gesù. Amen. Lo sposo della chiesa, quella celeste. Si è rilassata la moglie. Era pronta a strapparmi il microfono. Sì. Allora, torniamo alle due vie. Abbiamo una mente spirituale e una carnale, due vie. Dio ha reso queste due menti totalmente indipendenti, dicevamo prima. Perché? Affinché possiamo scegliere tra il bene e il male, tra Cristo e il mondo. E sono indipendenti, completamente indipendenti, come una macchina a due motori. Va bene? E Dio ha messo dei limiti ben precisi al diavolo. Egli non può obbligare la nostra mente spirituale, che si trova nell'anima, a seguire la mente carnale. E quindi peccare. La mente carnale, c'ho buona notizia, quando moriamo, muore. Risorge la mente carnale? No. E possiamo dire grazie a Dio, grazie fuori Dio, dei piedi, per cortesia. Però una cosa che succede è che se la mente carnale accetta di sottomettersi alla mente spirituale e lasciare lo spirito a guidare la vita, anche la mente carnale può essere usata nel servizio di Dio. Sì. In un modo positivo. Non è che la mente carnale è sempre nulla, sempre fuori dello spirito. No, non sempre. Può essere sottomessa e seguire Dio, certo, nelle cose buone. Assolutamente. Non è facile, però è quello lo
scopo finale. È come tu usi il tuo corpo per avere, io uso il mio corpo per relazione con mia moglie e mi ha fatto dei figli, potevo usarlo con un'adultera. E dipende da te se lo usi per bene o per male. La carnalità l'ha creato Dio. Sì. Va bene, cioè, c'è stata una derivazione dalla caduta di Adamo, che non doveva essere un corpo così peccaminoso, che è peccaminoso. Se lì la mente come un cavallo selvaggio mai domato, cioè un cartellone pubblicitario e già ti distrai perché attenzione ai semafori. Dio da parte sua non userà la sua onnipotenza per obbligarci, quindi da una parte il diavolo non può obbligarci al male, ma Dio non ci obbligherà a scegliere la via di Cristo, a scegliere lo Spirito Santo in noi. La scelta Dio l'ha dato, l'arbitro della scelta l'ha dato a un arbitro. Quest'arbitro è la nostra anima, siamo noi, il nostro vero io dentro. Perché siamo noi che Dio sta cercando di far crescerci, di farci crescere, sta cercando di insegnarci, di farci maturare. E per cosa? Come abbiamo detto prima, prepararci a cosa? Essere la sposa. Per il suo regno. Per il suo regno. Ad essere la sposa. Amen. Capito? Il bambino che non sa camminare non è una pena che cade 100 volte, 50 volte, casca per terra sto bambino? Non è una pena? Però, che papà senza però cuore, così ma mettito lì, piglia la carrozzella per handicappati, lo spingi in giro. Sbagliato. E basta, il bambino arriverà a 40 anni, tu spingi la carrozzella, ma ha imparato a camminare, però gli vuoi bene perché poveraccio non cade più. No, è sbagliato. Hai capito perché Dio permette che cadiamo nel peccato? Non sto parlando di cadere, hai capito, sì, fisicamente, parlando di cadere nel peccato. Perché Dio permette che cadiamo? Perché ha permesso che Davide cadesse nella fossa, come si chiama, la fossa di Batseba? Una fossa profonda. Dice Proverbi, l'adultero è una fossa profonda. Caspita, così profonda che quando il marito ti mette le mani addosso, devi vedere come finisce la storia lì. Sì. Molto profonda, ci può rimanere dentro. Perché Dio ha permesso il problema di Davide e Batseba? Perché Davide dopo ha imparato qualcosa, dopo di Batseba non ha più commesso adulterio. Sì. Dio da parte sua non ci obbligherà. Il diavolo, Dio l'ha limitato, non può obbligarci, la scelta è solamente nostra, va bene? Sì. E quindi ci sta preparando per il suo regno. Perché? Perché Dio permette questo? Perché ci vuole benedire. Va bene? È come un padre c'ha, che so, una grande compagnia, ricchissima compagnia, lui direttore, e addestra il figlio a prendere il suo posto. E cerca di tenerlo in riga. E un giorno tu dovrai essere padrone, responsabile, titolare di questa fabbrica. Devi imparare a dire sì quando è sì, no quando è no. Sto parlando di un padrone onesto, no? No. Oggi se ne sono pochi. Va bene, perché un giorno dovrà prendere ereditare quella compagnia, quella fabbrica. Va bene, Dio sta facendo questo. E Romani 8 dice: siamo predestinati, va bene, a ereditare il regno di Dio, predestinati ad andare in cielo, a regnare con Cristo. Efesini 2, Efesini 4, regnare con Cristo. Va bene? Quindi cerchiamo di capire questo. Allora, i nati di nuovo. Allora, tu sei nato di nuovo. Ok, cosa succede quando nasci di nuovo? Cosa ricevi quando nasci di nuovo? Quando nasci di nuovo ricevi una caparra dello Spirito Santo. Per questo dice in Giovanni 3, capitolo 3, da verso 3 all'8, cosa dice? Che siamo nati dello Spirito. Non parla del battesimo dello Spirito Santo. Parla di nascere di nuovo e lo chiama nascere di Spirito. Quindi quando nasci di Spirito, tu già hai una caparra dello Spirito Santo. Quindi è una porzione piccola dello Spirito Santo? Cosa è? È la porzione piccola dello Spirito Santo. Cioè non è tutto lo Spirito Santo, non è il battesimo dello Spirito Santo, è solo una parte? No, non è il battesimo dello Spirito Santo. Ah, ok. No, no, perché Gesù ha detto a quello là, il ladrone a suo fianco, oggi sarà in paradiso con me, mica era battezzato lo Spirito Santo, questo qui non è neanche arrivato lo Spirito Santo ancora. Sì. E già oggi sarà in paradiso con me. Nonostante quando uno riceve la salvezza non può essere salvato se no attraverso lo Spirito, e quindi riceve un po' di Spirito. È lo Spirito che lo fa nascere, però il battesimo dello Spirito Santo viene dato a quelli ubbidienti, disposti a vivere per il Signore. Poi magari non lo fanno, è un'altra storia. Però al momento gli danno tutto al Signore, poi la maggioranza va per le vie del mondo, purtroppo. Va bene, quindi
attenzione a non confonderci però, cioè datevi da fare in preghiera per ricevere lo Spirito Santo, anche se non l'avete, va bene? Non sto dicendo siete già con lo Spirito Santo, sì. Sto dicendo cercate di riceverlo, perché sì. La sposa di Cristo ne ha assoluto bisogno del battesimo dello Spirito, e Dio sta aspettando a noi per darcelo. Su questo vi vedete Luca 13:11 e Apocalisse 3:20. Dice che Dio sta aspettando a noi. Ripete la referenza, Angela. Luca 13:11 e Apocalisse 3:20. Ecco, cosa dice qua? Che Dio sta aspettando a noi per darci lo Spirito Santo. Sì. Quindi non è che se tu non ce l'hai perché Dio non te l'ha voluto dare, no, è perché tuo cuore non è al 100%. Per tu lo devi chiedere. Non è abbandonato tutto. Quando compri una casa non la puoi pagare tutta subito, la vuoi riservare, cosa fai? Dai una caparra. È una garanzia. Questo è esattamente quello che Dio ha fatto con noi. Non potendo Dio darci tutto e subito, cioè facci regnare, sediti sul trono, no, mm-hmm. è che non siamo degni, no? No, non abbiamo imparato ancora. Ci sì, siamo cristiani, ma abbiamo strada da fare ancora. Sì. Allora cosa fa Dio? Ci dà una caparra, capito? Perché come Gesù mi ha parlato, mi ha detto cosa ha detto prima? Ricordo, Gesù mi ha parlato e mi ha detto c'è questa sofferenza che devo insegnarti a regnare con me. Sì. E non a me, a tutti noi, va bene? Quindi perché afflizioni, perché malattie, perché in prigione, perché il diavolo metterà dei cristiani in prigione, perché torture, perché? Per insegnarci a regnare con Cristo. Quindi cosa ha fatto Dio? Ha messo su di noi la sua garanzia per assicurarsi, Efesini capitolo 1, okay, assicurarsi che il diavolo non possa più avere pretese o condanne sulle nostre anime. Allora ha messo una caparra su di noi, lì appartiene Gesù, tu il diavolo non puoi toccarlo. Per inciso leggiamolo, nella legge di chi? Di Gesù, la legge di Cristo, Efesini 1, verso 13. Efesini 1, 13. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Oh, alleluia! Qui c'è tantissimo, sì. Ragazzi. Acquistata quindi dice, proprietà. Quindi dice, dopo che hai sentito la parola di verità, sei nato di nuovo, se non è chiaro lo specifica, Vangelo della vostra salvezza, più di così non si può essere chiari, dopo aver creduto siete stati sigillati. Cos'è il sigillo? Nessuno può entrare, come se c'hai un vasetto di miele sigillato, lo metti sotto l'acqua non entra. Grazie quello, Gesù. Quello è sigillo. Bello. Compri un pacco di caffè sigillato, lavazza. Sigillato, lo apri, profumo, non è entrato niente, capito? Noi siamo sigillati in Cristo col suo sangue, il suo spirito, qui garantito. Efesino 1,13, fratelli, annotate questa scrittura, il quale, verso 14, è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata da chi? Da Gesù, proprietà all'ode della sua gloria. C'è così tanto qui, ragazzi, che c'è da sballare, altro che droga. Questo è il vero sballo, Gesù. Questo è un altro versetto che conferma che la salvezza è eterna. Amen. È acquistata, sei la proprietà di Gesù quando sei salvato. Cioè, dice la Bibbia Amplified americana, ottima Bibbia, dice down payment. In questa scrittura, cos'è down payment? Caparra, la caparra, infatti la Bibbia antica italiana diceva caparra, dicevano, va bene? E qui la Bibbia moderna dice la garanzia, è lo stesso, garanzia che qui, anticipo per la casa, è tua. In conclusione, la nostra anima è lei che sceglie tra la mente carnale e la mente spirituale, tra Dio e il diavolo, e quello che è bene per te, il tuo corpo, la tua carne, o quello che è bene per Cristo, per il suo corpo, il suo corpo spirituale. In continuazione dobbiamo decidere se fare l'interesse dello sposo, Gesù, o l'interesse nostro. Iniziamo una chiesa, vediamo se questa chiesa, se useremo Cristo per il bene della nostra chiesa, useremo Cristo per il bene del cattolicesimo, del protestantesimo, o se useremo la nostra chiesa per il bene di Cristo. Sembra lo stesso, ma è il contrario. Io posso usare mia moglie per i miei interessi, la mia schiavetta,
oppure lasciarla libera, aiutarla, incoraggiarla e fare cose per il suo bene e, se Dio vuole, per il bene di Cristo. Ci siamo? Sì, sì. Oh, la nostra anima è il nostro vero io e deve imparare, l'anima deve imparare a far cosa? A comandare, imporre, ordinare a chi? Al nostro spirito carnale, alla nostra mente carnale, a far cosa? Tacere davanti a Dio, lasciargli il posto, il podio d'onore, facendo bene attenzione a che il nostro spirito, che di solito comincia con la S, superbo, ad oltranza, non segue l'esempio del diavolo, e che non si metta sul trono. Nostra anima, c'è un trono spirituale, va bene, che il nostro spirito, il nostro orgoglio non si mette sul trono della nostra anima, che invece è stato creato solo per Dio. E se lo merita Dio tutto questo? Caspita, lui è il grande amorevole creatore, va bene? E come tale a lui deve di diritto andare tutta la gloria, tutto il merito, tutto il nostro servizio, tutta la nostra lealtà, tutto il nostro amore, tutta la nostra vita, tutti i nostri pensieri, perché tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, tutto. Dice: no, questo me lo tengo per me. Bravo. Stanno arrivando quelli che con la cassa da morto, guarda. E ti mettono dentro, vediamo se te lo tieni per te quello. E nudo rientrerò nel ventre della terra, ha detto Giobbe 2, uno saggio. E che ti porti? Questo Gesù no, perché se Dio fallisce io mi appoggio su questa stampella. Ma che se Dio fallisce, sai che se Dio fallisce che succede? Non c'è più aria da respirare, il sole non sorge, caro mio, se Dio fallisce, a che distanza siamo dalla morte? Un respiro? Un battito di cuore. Tu che sei intelligente, Andrea, quanti battiti di cuore al secondo? Cos'è, uno al secondo? Puoi vedere su internet la velocità del cuore. Scusate, io non ho fatto medicina, io credo che sia, un battito e mezzo al secondo, può essere? 100 beats per minute? 100 a minute, sì. So that's 100, one and a half in a second. 100 in un minuto. Yeah, 60 seconds. So you have to divide 100 by 60. It's about 100 and a half, one and a half, like I said. Okay, 1.4, no? Correct? Okay, Andrea ha già trovato. 1.6, perfect. Allora, hai capito la storia? Ha trovato che in un minuto sono 100 battiti, hai detto? Sì, 100? Sì. Ok, in un minuto sono 100 battiti. In un secondo, qual è un secondo? 1.6. Quindi uno e mezzo. Qui ho indovinato, caspita, c'ero, intelligentoschi. In polacco si dice intelligentoschi. Come si dice tu? No, c'è Dora subito le mie corregge, parla polacco. Allora, va bene. Comunque, ascolta. Un battito e mezzo al secondo. Ossia, 3 battiti in 2 secondi. Cosa dobbiamo preoccuparci che se Dio fallisce? Devo tenermi la bicicletta, la macchina, la casa e il conto in banca. Bravo! Matteo Renzi dice: conto in banca, grazie! Una donazione per noi che fra poco sequestriamo tutto. Grazie! Che altro ci lascia in banca? Fratelli, quando moriamo non dobbiamo lasciare alle nostre spalle nessun capo di accusa contro di noi. Qual è il capo di accusa contro di noi? Quelle cose che non abbiamo dato a Dio. In inglese indictment, capo d'accusa. Cioè cose che non abbiamo usato per Gesù. Giacomo 5 cosa dice? La ruggine del vostro oro è testimonianza contro di voi. Gloria, tu che sei qua il responsabile delle finanze, che bisogno di soldi chiedi ad Ora? Andrea, così serve un orologio, un paio di scarpe. Chiedi a Dora, lei che fa la finanziera. Dora, tu che sei finanziera, sì. Io cosa posseggo qua? Cosa c'ho intestato a me? Case, terreni, macchine, cosa c'ho? Niente. Ripeti? Niente. Zero. Io sono una persona libera. Io vado a dormire col calcolatore. Non mi interessa niente. Quando lei viene e dice: guarda, non bastano i soldi, preghiamo.
A volte avanzano, a volte mancano, qui non è che è sempre lo stesso, dipende da come va il vento qui delle decime. Va bene, allora, però il Signore provvede, amen? Amen, sì, amen. Quindi io sono libero, ero libero, grazie Signore. Amen. Alleluia. Grazie, non è bello? Amen. Sì. Amen. Quindi lo consiglio a tutti, non vi preoccupate che se Dio fallisce, Dio fallisce, andiamo in cielo, fratelli. E Dio non fallisce. Se la nostra mente dice Dio non ha fallito mai. Amen, amen. Quindi il nostro vero io, come si chiama? La nostra anima. Sì. Quindi diamo tutto a Lui che si merita tutto. Perché si merita tutto? Perché è andato sul Calvario, ci ha creato, amen. Va bene? Amen. Quindi grazie Signore. Quindi il punto di questo messaggio è che Dio non ha reso troppo difficile di avere una vera relazione con Lui. Va bene, le religioni te lo rendono difficile. Ho intervistato dei preti in un centro commerciale in Italia, ero con Angela, e ho detto, la salvezza fa... Ah, dice, neanche noi sappiamo se siamo salvi. Il prete è cieco, guida di cieco, come? Tu non sai se sei salvo? E chi gli insegna la gente? A prendere l'Eucaristia ancora non sai se sei salvo? Ma per cortesia, ma dagli sangue, cioè, a questo punto. Ma scusa, ancora non ha capito niente, ha capito niente. Ma Gesù, quando ricevi Gesù... Ebrei 10:14, sei reso perfetto un colpo solo, una volta per tutte. Il diavolo torna, mi spiace, questo è impegnato, accaparrato. Amen. Efesini 1:13, sigillato. Quindi Dio non ha reso troppo difficile da avere, adesso parliamo della relazione, la relazione con Lui. La relazione con Cristo si ottiene ricercandola tramite la preghiera, dove lo dice Matteo 7:7 e anche... Matteo 22:37, quindi tutto il cuore è Gesù, ma funziona solo se siamo perseveranti, va bene? Perseveranti nel bene e nel male, perseveranti nella salute e nella malattia, perseveranti in pace e in guerra, perseveranti quando saremo nel regno di Dio e mentre ancora siamo qui nel territorio del nemico. La parola d'ordine è perseverare. Ce l'hai Matteo 24 lì? Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. La parola d'ordine è perseverare. Amen. Va bene? E qualcuno adesso mi scriverà, fratello Giuseppe, ma scusa, se uno non persevera perderà la salvezza? Angela, come rispondiamo? È perché così sembra, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. È perché così sembra, no? Dice per opere, no? Quindi, cosa dici tu? Questa è una lunga spiegazione. Guarda, è tutto spiegato nel corso biblico. C'è tempo a spiegarlo adesso? No, perché dobbiamo fare una chiamata in Skype con una sorella fra pochi minuti. Quindi questo è tutto spiegato nel corso biblico, proprio nel primo passo che parla della salvezza e che non si può perdere. Quindi allora, è proprio il primo passo del corso biblico, quindi non potete sbagliare, si chiama la salvezza. E lì ci vuole una settimana a studiarlo, giusto? Sì, memorizzare sì, la scrittura, eccetera. E quella è la prima pietra miliare, la salvezza. La seconda settimana è lo Spirito Santo, battesimo Spirito Santo. Quindi assicuriamoci che non stiamo qui a seguire il modello di vita sbagliato, va bene? Sì, sì, come era proprio nel piccolo sketch che abbiamo fatto prima. Facebook, televisione, il mondo, il dormire, il mangiare. Quindi hai fatto una bella illustrazione della carne che sempre vuole la comodità. Quindi allora, insomma, in conclusione chiudiamo il messaggio perché dici che c'è una chiamata. Sì, sì. Spero che abbiate capito il punto. Cioè, Dio ci ha predestinati perché diventassimo immagine del nostro fratello più grande. Chi è il fratello più grande? Romani 8? È Gesù. Ma c'è una scrittura. Romani 8:29. Cercali. Sì. Da qualche parte la tua sacca ce l'hai lì. Romani 8:29. 29, corretto. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Capito? Gesù è il nostro fratello. È il nostro fratello più grande. Va bene? Non è come Caino che quando Dio gli ha detto, dov'è? Dov'è tuo fratello Abele? E gli ha detto, mica sono custode di mio fratello io. E no, io non ero custode, era l'assassino. Gesù era è il custode. Grazie, per eccellenza. Gesù. Lui sì. Non è che va a ammazzare Abele, lui dà la vita per noi branco di Caini. Caino uccide Abele, Gesù Abele muore per Caino, che siamo, sono io e te.
capito la differenza? Lui, Gesù, è il nostro grande fratello, è Dio, perché c'è lo Spirito Santo, è il nostro grande fratello perché era figlio dell'uomo, figlio di Maria, quindi è nostro fratello. Quindi Gesù è tutto, praticamente, vero uomo, vero Dio, va bene? Allora, ci ha predestinati, come dice 2 Corinzi 3,18, va bene, a diventare simile all'immagine di Cristo, non all'immagine di un attore di Hollywood. Cercare di copiare quella ragazza coi tacchi a spillo. Sì, sì. Vabbè, no. O quel grande, grande attore di Hollywood che prende milioni di dollari per baciare la ragazza. No. Il modello deve essere Gesù e non il Gesù morto, stramorto dalle chiese. Sai, quel povero Cristo appeso in croce. Ehi, Gesù è risorto, ok? Basta. Basta mostrare Cristo solo in croce. Anche, c'è il momento per quello, ma non solo quello. Quindi sorelle monache di clausura, smettete di pregare a Gesù in croce morto, pregate a Gesù risorto. O per Gesù bambino col ciucciotto in bocca in braccio alla Madonna, quello non è Gesù. Gesù è risorto, Gesù è Dio. Amen. Va bene? Attenzione che non faccio imbrogliare il diavolo. Quindi cerchiamo di non sostituire Gesù con qualche modello del mondo, va bene? Come si fa? Dobbiamo solo imparare, un passo alla volta, una preghiera alla volta, una lezione alla volta e con pazienza vi arriveremo. Arriveremo a vivere sul piano e proposito che Dio ha stabilito per noi e allora la nostra vita si avvicina a come Gesù viveva. Va bene? Sì, sì. Infatti, sai, quel versetto che abbiamo letto prima di Efesini 1,13 che parla del sigillo. Filippo ci ha scritto 2 minuti fa che questo versetto ha parlato al suo cuore. Dice: quando ho letto Efesini 1,13 ho avuto la sicurezza che la nostra salvezza è sigillata, è garantita da Dio, non da noi. Il sigillo è anche il timbro di proprietà di nostro Padre Dio. Bravo Filippo, grazie Filippo. Quindi questo sigillo è un bravo insegnante biblico questo ragazzo. Questo sigillo veramente ci fa diventare proprietà di Dio. Siamo protetti, il diavolo non può più entrare, siamo sigillati. Le malattie neanche, siamo sigillati. Sì, per le malattie ci vuole un po' di fede. Dobbiamo crederlo. Ok, invece la salvezza è sulla fede di Cristo. Sì. Una volta che l'hai ricevuta, lì Gesù garantisce. Invece però Gesù non garantisce sulla carne, perché la carne non è stata rigenerata, non risorge. La carne dipende da noi, ecco che ci ammaliamo eccetera. La salvezza invece no, lì come dice in 1 Corinzi 6 siamo stati comprati con un prezzo. Sì. Siamo stati comprati, acquistati, 1 Corinzi 6, quindi comprati, non apparteniamo a noi stessi, dice Paolo. Quindi se noi non apparteniamo a noi non possiamo più rinunciare alla salvezza, fare un tale peccato, no, perché se ci darà una bastonata in testa e quel peccato ci calmeremo dopo un po', va bene? 1 Corinzi 6,20, va bene. E allora quindi piano piano arriveremo a diventare immagine di Cristo. Grazie Gesù. Arriveremo a vivere come vive Gesù. Guarda, qui c'è un canto che a volte ascolto e che ascoltavo molto nei miei primi tempi che ho cominciato a seguire Gesù, cioè verso il 1973, gli inizi del mio cammino. Questo canto esprime il punto di perseverare, di costruire per Gesù, piano piano, piano piano, lentamente, però se andiamo piano, però andremo avanti per l'eternità, va bene? Per tutta l'eternità costruiamo lentamente. Io sono un artista musicale molto piccolo, non bravo come certi dei nostri fratelli, voglio dire, ringrazio Dio che non devo sostenere la mia famiglia, i miei figli e la missione cantando. Chissà cosa succederebbe. Ma, Dolce Angela, col tuo aiuto vorrei cantarvi uno dei bellissimi canti che Zeffirelli ha messo nel suo capolavoro, il film su San Francesco, che si chiama? Fratello Sole, Sorella Luna. Ok, va bene. Sì. Allora, andiamo. Sei pronta, Angela? Sì, sì, sì. E con fede tu saprai vivere umilmente, più
felice tu sarai, anche senza niente. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo cuore puro. Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Vivi puro e libero, non avere fretta, con la fede un grande amore puoi andar lontano. E le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai.